Che sega, ragazzi. Che schifo, raga. Ci si chiude un capitolo, ma spero che se ne aprano tanti altri. Regge, dai. Che mezzo. Trombare tantissimo. Gente da off-road, benvenuti in questo vlog. Sono successe un po' di cose, vi faccio vedere un po' di Raffos Life. Se mi seguite da quest'estate saprete benissimo che sono stato malissimo con la schiena, ho dovuto rinunciare al campionato e ho fatto un filmato dove spiego tutto quello che è successo, ma comunque avevo fatto delle cose prima di stare male e poi alla fine una volta in piedi ho cercato di godermi comunque l'estate. Niente, noi ci divertiamo così, raga. Oggi siamo venuti a mangiare su in vetta, quasi 1.700. Ma il garpaco si sta veramente. Oh, la Madonna, che mezzo! Stai male, tutto nero. Un po' sporco, però ci sta. O super pulito o super sporco, raga. Siamo venuti qui a mangiare, quindi dice, guardate che posto. Poi oggi giornata spaziale, non male. Nel delirio dell'estate in cui posso fare ben poco, sto sistemando un po' il def, nel senso che. Ci sono, avete presente tutte quelle cosine piccoline, la vita arrugginita, la cosina che non funziona bene, il mobiletto che è un po' spanato, insomma, varie cose che devo sistemare perché? Perché a settembre c'è una specie di raduno, ritrovo manifestazione dove espongo il def. Proprio in occasione di questa cosa volevo rendere il def un attimino carino, cioè se c'è il fanalino rotto, se c'è il mobiletto che è spostato, se c'è il sedile che è strappato, insomma, tutte queste stupidaggini, il paraurti da riverniciare, il cofano da mettere a posto, tutte queste stupidaggini che però, insomma, fanno il mezzo almeno osservabile in maniera bella, ecco, altrimenti sembra pieno di difetti, fa schifo. E quindi adesso sto togliendo e mettendo dei rivetti che sono rotti, arrugginiti, sporchi, devastati. Ok, almeno il look con il rivetto nuovo è uguale a tutti gli altri. Questo attrezzo qui, raga, master proprio. Guardate, con la testa snodabile, gli ugelli intercambiabili. Master proprio. Vedete, io a questo punto qua sarei scomodo, invece girandola, mamma mia. Vi metto il link in descrizione perché spacca. Figo. Vedi come viene? Perfetto, devi solo stare attento quando si spacca il rivetto a non spingere verso la carrozzeria perché potresti rigarla. Quello è l'unico momento in cui panico. Vabbè, dai, non è male. Almeno da entrambe le parti è uguale. Perché tu manchi? Qual è il motivo per cui una, due, tre rondelle e tu non ci sei? Perché? Non c'è spessore per mettere la rondella, quindi per quello che non l'avevo messa. Però almeno così è uguale e la mia mente malata ci ragiona meglio. Mi sembra un dado, bullone. Cioè, vai, guarda che schifo. Anche questo, tutto da cambiare. Così almeno look nuovo. Qualità. Sembrano cavolate, ma cambia completamente, no? E sembra un mezzo trattato anche meglio. Allora, Cri, che cosa abbiamo trovato di bello oggi? Hai detto che lo prende lei No, comunque. no, no. Ma perché non puoi prenderlo tu, scusa? Mi fa proprio vomitare. Oh, tocca sempre a me, oh. Sei tu hai sventura. Dai. Quanti te ne ho presi? Dai, tieni qua. Senti che odore di morto. Ma loro non possono sentirlo, ma vi assicuro che è potente. E sto giro è anche poco perché. L'ultima volta cos'è che ha portato? Un ghiro. Un ghiro spezzato a metà con tutti i cagnotti che se lo mangiavano, trovato dopo 2 giorni, raga, faceva Ma io schifo. non capisco perché lo porta qua, nel mio magazzino. Perché è casa sua. Nel magazzino. Tavola, l'ammazzo, guarda. Siete L'ammazzo. pronti? No, che schifo. Madonna, com'è grosso. Dio. Che schifo, raga. Madonna, sei grosso. Questa è proprio una zoccolona. Madonna, che odore. Boia. Boia, che puzza. Questo è morto da un po', però. Mi viene da vomitare, lo so. Dai, vado a buttarlo nell'umido. Ciao. Se qualcuno di voi che mi segue riconosce il posto
dove sto andando, grande, grandissimo, super fan. E non ve ne ho mai parlato, se non pochissimo, forse qualche volta, ma la pista da trial che avevo costruito con tanto sudore, tanta voglia e tanti materiali anche, e con il def chiaramente è stata piallata. È venuto un ragazzo del paese dove vivo che sotto i miei consigli ha asfaltato tutto, ragazzi. Già qua potete vedere qualcosa, la pista non c'è più. Della buca finale non rimane più niente, raga, guardate, è tutto completamente piatto. Tra l'altro un lavoro della Madonna, ragazzi, porcaccia boia, un lavoro pazzesco. In pratica rimane sempre una pista, però liscia. Mamma mia, se penso a quello che ho sudato qua dentro, ragazzi, per realizzarla, vederla così piatta, mi dispiace veramente tanto. Però era nell'accordo, nel contratto, dovevo ridare il terreno completamente liscio. E così è, ragazzi, si chiude un capitolo, ma spero che se ne aprano tanti altri. Anche questa parte è vlog. È un test. Ho fatto veramente poco, chiaramente faccio una fatica della Madonna perché sono fermo da una vita, però quasi 2 mesi che sono fermo. Allora devo dire che sto bene, non ho grossi problemi. Poco, pochissimo, è vero, però il fatto di caricare la motosega, pulirla, sistemarla, venire fin qua, tagliare, prendere la legna, portarla sul def, insomma è un allenamento. Lo sto facendo al 10% di quello che di solito è il taglio, quindi con i movimenti rallentati, tutto tranquillo per non esagerare. Sono stanco, però reggo. Che sega, ragazzi. Raga, sto arrivando nel Veneto, esattamente a Cassola, provincia di Vicenza, e sto andando a ritirare il camper a noleggio da questa società che è sponsor sul mezzo, così da andare poi a casa di nuovo. Torno indietro a caricare la Cree e il Dani e partiamo per l'ultima di campionato, Veglio. Lo sapete già, non la faccio io per i miei problemi che ho alla schiena, però la guarderemo e farò comunque un video dal punto di vista racing del mezzo di Vittorio. Comunque Defender, comunque gare, comunque campionato italiano velocità fuoristrada. Facciamoci sto sbattimento. E ora sto riportando il mezzo in Veneto per riprendermi il Raptor per tornare a casa, per poi, raga, per poi dopo anni riuscire ad andare in vacanza. 5 anni che non andiamo da nessuna parte e riusciamo a fare una settimana in Sardegna. Niente di che, una casa. Giusto per andare via e far riposare la Cree, che quest'estate veramente con me fuori uso si è dovuta fare un mazzo devastante. Vi dico solo che ha dovuto tagliare l'erba, usare dei cespugliatori, sistemare la falciatrice, il tagliaerba. È stata veramente caricata di un lavoro pesantissimo e devo farla riposare, quindi la voglio portare in vacanza. Devo testare un pochettino la schiena perché vedete che sono ancora col busto e probabilmente ci dovrò rimanere per un bel po' di tempo, quindi voglio provare a tagliare l'erba, che non è niente di faticoso, ma comunque per la schiena rotta sì, e almeno cerco di pian piano arrivare a degli step. Ho cominciato a fare una specie di ginnastica mirata, fisioterapia, vediamo se poi mi daranno altre medicine antinfiammatorie perché sto ancora messo col dolore proprio malissimo. Cerco di far finta di niente, ma è veramente tosto. Più ho la mente impegnata e meno fa male, quindi via il taglio dell'erba. Mamma mia, che giornata, raga, spaziale, guarda il colore, bellissimo. Regge, dai, chiaramente sono stanco, faccio fatica, però regge, dai. Ora def. Sapete cos'è che mi fa impazzire dei nostri mezzi 4x4 da off-road, del mio def in questo caso? È che sono mezzi che si possono utilizzare per qualsiasi cosa. Cioè, a parte, vabbè, lo scontato, adesso io sto trasportando l'erba, però avendo un po' il modo di fare da fuoristradista, insomma, che te ne sbatti un po' le scatole, nel senso buono della cosa, puoi usare questo mezzo per andare al lavoro, puoi usare questo mezzo per fare off-road, per fare trial, per
andarci in vacanza, per farci un viaggio pazzesco in giro per il mondo, per andarci al lavoro, per andarci a bere l'aperitivo. In tanti ci vanno a bere l'aperitivo, ma cavoli loro, nel senso buono, ognuno del suo mezzo fa quel cavolo che vuole. Ma la versatilità che hanno i nostri mezzi è devastante, ragazzi. Io sì, me ne sbatto un po', non è che deve essere sempre precisa, pulita, in ordine, meccanica, motore, e l'ho usata per tutto. Io ci sono andato in giro per il mondo, l'ho usata per lavoro, la uso per l'erba, ci sono andato a Milano per lavoro, ci ho viaggiato, ci ho fatto delle piccole vacanze, ci ho fatto tutto. Che mezzo. Oh, raga, sono uscito dalla fisioterapista. Mamma mia, quando mette le dita dentro le fasce muscolari ti distrugge. Buono, perché comunque ho cominciato e sento che serve tutto, la mobilità e tutto quanto. Però mamma mia, che dolore. Adesso vacanza e poi tornerò a fare altre sedute. E la madonna, che mezzo. Elettrico, ragazzi. Comprate elettrico. Siccome c'è un problema al fatto, c'è da mettere a posto il fa. Bene, noi siamo arrivati in Sardegna, ma queste sono le cose che ha portato la Cri. C'è praticamente tutta la casa. E chiaramente tutto portato col super mezzo. Volevo mettere addirittura uno di quei gusci sul tetto per lo spazio, ma ce ne avevo uno che è nato per il vecchio Pathfinder, che va bene per il DEF, ma è troppo lungo e sarebbe uscito 20 cm anche di più. Viaggio. Allora, raga, è successo poche volte che facessimo la vita da spiaggia, però è settembre, siamo in Sardegna, c'è veramente poca gente perché oggi, non so, è bellissimissimissimi di più e c'è tanta gente, ma poi, scusate adesso, volevo dire, che bella che sei, amore, mamma mia, che topola, che dite? A me sembra che si possa fare, per una volta si può fare la vita da spiaggia, tipo così, come stiamo facendo. Ma Cri, dici cosa bisogna fare quando si va in vacanza? Preparare le valigie. E io sono la maestra. Una malata, non una maestra. Ovviamente, più la macchina è grande, più ci sta più roba. Ecco, questo è, sono cavoli miei. Andare a mangiare i pesci se andate al mare, se vi piace, o andare a mangiare, insomma, prodotti tipici della zona. Poi, cosa importante, trovare un bel posto dove si beve vino. Mai abbandonare. Giusto, brava. Mai abbandonare. Devo vedere quello che vende i teli del divano, ma non è lì. La brava casalinga. No? E poi, trombare tantissimo. Beh, però ha ragione, no? E mentre eravamo in Sardegna, la Cri si è fatta fare anche un piccolo tatuaggio sulla mano all'enne. Raga, ci siamo ingarellati brutti con la Mobi che ci sta per prendere, ma se riusciamo a fare la sosta in box giusta, secondo me la battiamo. In nave addirittura, visto il tempo da ammazzare, sono riuscito a montare il filmato di Veglio che poi avete visto sul canale. Direzione Vicenza. Dovrebbe essere una bella giornata perché ho visto che hanno un sacco di mezzi militari 6x6 fuori strada. È un raduno statico, quindi senza pista. Però bello, è abbastanza vicino a casa, 100 km. Che bello il mio tatuaggio. Niente, così volevo farlo vedere. E chiudo, raga, da Milano con la bicicletta. Sono venuto alla cerimonia di Luca Salvadori. Bellissima, c'era veramente, veramente tanta gente, incredibile. Ma quante persone lui è entrato nel cuore. Io non lo conoscevo direttamente purtroppo, ma tutti i ragazzi con cui sono andato alla cerimonia di persona, e tanti anche molto bene, e di conseguenza ho voluto anch'io presenziare ed è stato pazzesco. Fate sempre buon 4x4, raga, e ci si vede presto. Ciao. Come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.